Nando, finalmente abbiamo coronato questa lunga rincorsa, prima con l'aggancio e oggi con questa vittoria allo spareggio. È davvero una emozione incredibile perché hai visto la forza trainante, già la conoscevi, ma oggi credo che più del passato si è vista la voglia di riemergere, una rinascita dei colori bianco-verdi oggi si è vista. Sì, io già nel 2009 avevo avuto un assaggio della forza di questo popolo, ma oggi è stato proprio un'apoteosi, quindi venivamo da 10 vittorie di slancio, 10-11 vittorie, non so neanche più quante sono state, quindi meritavamo questo, ce lo siamo meritati, la vittoria del gruppo e della gente, abbiamo riportato entusiasmo e questo è veramente quello che conta anche per il futuro. La tribuna Valle Santa che ha tremato sui cori, sui salti degli ultra biancoverdi scatenati come non mai. No, veramente è stata forse una delle giornate calcistiche più belle della mia vita, perché soprattutto con questa maglia, diciamo, quando sono arrivato ad agosto l'obiettivo era questo, no? Ci siamo riusciti, penso di aver dato anche un piccolo contributo, quindi la soddisfazione è doppia. Cosa è successo nello spogliatoio con De Cesare? Non ci ha voluto raccontare molto di quello che è successo nello spogliatoio. No, l'ingegnere è veramente una mosca bianca. E diciamo che con questo mondo è nuovo di questo mondo, ma ecco, una mosca bianca, ho detto tutto, è un puro, è una grandissima persona. Si è emozionato però? Cioè. Sì, si è emozionato, ci è stato vicino anche lui, devo dire che abbiamo creato un bel ambiente tutti insieme, società, squadra e tifosi. Grazie Nando, grazie. Grazie. La maglietta di questo particolare. Sì, è vero. Sì, mi era stata chiesta in settimana e da Mario, e diciamo che il simbolo dell'Avellino, no? Quindi ho avuto l'onore di dargli la maglia, adesso sono felice per questo e niente, lo ringraziamo per tutto, ha ricompattato anche lui l'ambiente insieme a Franco, Iannuzzi e i ragazzi della curva che sono fantastici, ci hanno seguito in tutta Italia. Grazie, grazie ancora Nando, grazie.